Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. Sportpress.it. Enrico, come va? Esatto, come è andata la settimana? Ma come va? Allora dai, battute a parte, è chiaro che dopo la partita di Cremona ho chiesto alla squadra maggiore attenzione in generale, e poi andando nello specifico per quanto riguarda sia l'aspetto difensivo e sia quello offensivo. Uno, perché è il mio modo di vedere la pallacanestro, e quindi ho spinto il più possibile sull'idea di sacrificarsi, di difendere, di aiutarsi, e in attacco di cercare il più possibile di giocare di squadra. Ma al di là del, come dire, delle mie richieste, nasce dalla necessità, analizzando anche le statistiche, di risolvere dei problemi, visto che questa squadra nelle 6 partite ufficiali oggi subisce 85 punti di media e ne segna 71, quindi ripeto, al di là della mia visione di pallacanestro, c'è proprio l'urgenza di limitare i punti subiti e di cercare, attraverso un gioco corale, attraverso una riduzione del numero delle palle perse, di migliorare anche l'attacco. Poi spesso le due cose vanno in simbiosi, quindi mi auguro che già da domani di vedere dei miglioramenti da questo punto di vista, e sarà il campo a dircelo. Però ripeto, è necessario creare un cambio di rotta per invertire questa tendenza. La settimana scorsa, perché adesso in realtà l'evidenza di un appello anche sull'atteggiamento, sulla voglia di sacrificio, in realtà le cose che sentivamo anche l'anno scorso. E quindi ti chiedo, a che punto è la creazione di un gruppo? Ma è chiaro che questo è un aspetto fondamentale, nel senso che dove non arrivi le qualità fisiche, devi arrivare con la concentrazione, con la voglia soprattutto, ecco. E quindi c'è bisogno di questo, soprattutto in un momento dove le cose non vanno al meglio, ecco. Quindi quello che chiedo è innanzitutto consapevolezza del momento, quindi consapevolezza che è purtroppo, non ha senso stare a parlare di come, purtroppo la stagione non è iniziata come si ci aspettava, manca dell'equilibrio in generale in questa squadra, e quindi in qualche modo questo equilibrio dobbiamo andarlo a ricreare facendo tutti dei sacrifici. Quello che chiedo ai ragazzi è di sacrificarsi, e da qui alla fine cercherò di cavalcare coloro che da questo punto di vista mi daranno delle risposte, al di là del loro valore, del loro talento, perché è meglio avere un giocatore meno talentuoso ma pronto a sacrificarsi piuttosto che uno di talento che non lo fa, perché questo campionato di Serie A, soprattutto se devi lottare per salvarti, devi lottare per portare a casa dei risultati ogni domenica, te lo richiede, quindi è molto molto semplice. Ti aspettavi un rinforzo dal mercato entro la partita di domani? Ma allora, abbiamo lavorato per averlo, e lavoreremo come stiamo facendo anche in queste ore per averlo il prima possibile, perché avevo detto da subito che la sensazione in questo momento è che questa squadra non abbia equilibrio, e chiaramente l'assenza di un playmaker va a evidenziare probabilmente e anche ad amplificare alcuni limiti, e quindi secondo me con un playmaker possiamo iniziare a mettere un po' di cose a posto e magari anche chiedere agli altri giocatori di utilizzare meglio quelle che sono le loro caratteristiche principali, e quindi sicuramente l'arrivo di un play è il primo step per provare a sistemare, perché ripeto, dobbiamo trovare dell'equilibrio, e questa è la nostra missione immediata. Lo troveremo con il sacrificio
di tutti, dei presenti, e chiaramente anche con l'innesto di un momento di un giocatore che potrà, ci auguriamo, aiutare un po' tutti. Coach, la partita di domani è una partita importante, cioè come la si prepara, quanto può essere d'aiuto magari avere giocatori di esperienza che magari hanno affrontato tipologie di partite anche da trasmettere ai giocatori che sono arrivati adesso, qualcuno che è più giovane? Ma cioè domani è una partita importante come lo era Cremona e come lo sarà Brindisi. Sicuramente, ripeto, c'è bisogno di tutti. C'è bisogno che i giocatori più esperti trasmettano la loro esperienza, se i giocatori più giovani trasmettano il loro entusiasmo. Cioè qui c'è da rimboccarsi le maniche, ognuno deve portare per la causa comune qualcosa, anche rinunciando oggi a magari a qualche situazione che personale, intendo una situazione di gioco particolare dove ognuno magari può rendere al meglio per il bene comune. Poi l'augurio è che col tempo, sistemando le cose, ognuno possa essere messo nelle condizioni di fare al meglio le cose che sta facendo. Per oggi c'è da aiutarsi. Io ancora, abbiamo credo un po' tutti in questi ultimi due giorni perso una parte del nostro tempo a informarci su questo giocatore, che non so, sarà lui o non sarà lui, non lo sappiamo. Rock è in campo domani, giusto? Stasera? Stasera. Comunque, sarà lui o non sarà lui, non lo sappiamo. Sulla partita di domani, che è quella che in questo momento ci interessa, non rischia di essere un po' una distrazione, o comunque la partita di domani che nasce così come per il Cremona, senza il teorico premier titolare e il centro titolare, cioè quindi con una squadra molto umanizzata. Sì, tra l'altro approfitto perché per correttezza, diciamo, in settimana anche Mancinelli ha avuto un problema, ieri purtroppo abbiamo avuto la conferma che ha un leggero problema muscolare, però sicuramente dovrà stare fermo. Credo, non voglio sbilanciarmi sui tempi, però sicuramente non sarà a disposizione domani, e quindi verrà rivalutato la prossima settimana, quindi domani oltre a Fantinelli, a Grossel, che di fatto sono il play e il lungo titolare di questa squadra per come era stata ipotizzata, mancherà anche l'apporto di Mangio, che chiaramente in un momento del genere poteva essere molto di aiuto per la sua esperienza, anche visto il suo stato di forma. Però sono molto concentrato sui giocatori che ho a disposizione, credo per una partita non ci sono problemi a giocare una gara intensa anche con delle rotazioni ridotte, quindi personalmente, al di là anche del discorso del mercato, perché è chiaro che oggi per una questione di tempo dobbiamo viaggiare su due canali paralleli, cioè personalmente non ho distolto un minimo l'attenzione sul lavoro della squadra e sulla gestione dei ragazzi che avrò a disposizione e con cui domani andremo in campo e con cui domani dovremo cercare di battere Pesaro. È chiaro che parallelamente dobbiamo fare un lavoro di scouting, è chiaro che stiamo provando a muoverci, però è giusto che domani siamo tutti molto, come dire, concentrati su quelli che abbiamo, e poi quando arriverà un giocatore lo accoglieremo e lo inseriremo nella squadra. Che tipo di squadra è Pesaro? Allora, Pesaro, devo dire, ho guardato chiaramente, l'avevo vista dal vivo qui a Bologna nella Supercoppa contro Venezia, dove chiaramente ha giocato una partita non buona, e però poi credo che abbia subito ritrovato qualità, solidità, perché a Sassari di fatto aveva vinto la partita, e comunque dopo il rientro negli ultimi minuti di Sassari ha avuto il possesso della vittoria, a 10 secondi alla fine erano praticamente pari e ha tirato per vincere. E mercoledì ha giocato una partita di grandissima solidità contro Trieste, che aveva dimostrato qualità in questo precampionato, nella Supercoppa. Ha inserito un giocatore
esperto, un giocatore che conosce il nostro campionato, un giocatore che ha sistemato quello che probabilmente era un po' la loro lacuna, anche a detto di quello che ho letto chiaramente dei dirigenti e dell'allenatore di Pesaro. E oggi comunque è una squadra che ha un gruppo a 4-5 giocatori dello scorso anno, che hanno, tranne nel finale, però disputato un'ottima stagione, e quindi sicuramente una squadra solida. C'è questo nuovo lungo Jones che sta facendo veramente molto bene, un impatto fisico, garantisce molta presenza, punti e rimbalzi nell'area, quindi non sarà sicuramente una partita semplice, ecco, però dobbiamo avere la forza di fare una prestazione che ci permetta di essere competitivi e chiaramente di provare a vincere la partita. Ecco, provare a vincere, diciamo che al di là del processo che può essere di crescita della squadra domani, comunque del tempo, la partita di domani, in vista la classifica e anche il calendario delle prossime giornate, è una di quelle partite in cui conta solo il risultato. Ma guarda, vorrei essere filosofico, ma visto che non sono né filosofico né ipocrita, dico che domani bisogna vincere. Cioè, domani prendo qualsiasi cosa, l'importante è vincere, perché non siamo nelle condizioni di fare troppo i complicati, ecco. Domani bisogna vincere. Poi sono del pensiero che per vincere devi fare le cose fatte bene, quindi indirettamente poi le cose sono collegate, perché se non giocando a basket, ho tanti amici appassionati di calcio, una partita di calcio con un po' di fortuna la puoi portare a casa, gol fortunoso, barricate dietro, qualcosa puoi inventarti. Quando c'è da fare partite a 70, 80, 90 punti, farli e non subirli, diventa difficile che un episodio fortunoso ti possa aiutare. Quindi c'è da giocare 40 minuti, c'è da fare le cose in un certo modo, e il mio augurio è che domani possiamo riuscirci. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.